Sulla crisi economica arriva un nuovo allarme delle categorie produttive. Confartigianato chiede alla politica di avere il coraggio di riformare per far ripartire l'economia. Nel servizio di Vittorio Cota sentiamo il presidente dell'associazione. Se chiudono le imprese, per noi ancora più di Confindustria è la persona. Se chiude l'impresa muore il paese. Il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti lancia un drammatico appello a governo e forze politiche. Nei 600 giorni che vanno dal novembre 2011 ad oggi, il sistema produttivo nazionale ha perso 60.000 imprese. La pressione fiscale è arrivata al 48%, il credito alle aziende è diminuito di 65 miliardi, il costo del lavoro è arrivato al 42%. Merletti insiste sulle maggiori criticità che frenano la ripresa, dalla burocrazia che pesa per 31 miliardi all'anno, all'energia, all'apprendistato che invece di essere una forma di aumento dell'occupazione è stato reso dalle ultime leggi più oneroso e complesso per le aziende, al credito che non c'è e alla tassazione sull'utile lordo di impresa che arriva fino al 68,3%. Andare in Svizzera a produrre ci costerebbe il 30,3%. Risponde il ministro del lavoro Giovannini. Quello su cui stiamo lavorando è, sappiamo di dover aiutare le imprese a utilizzare in questo momento di particolare incertezza tutti gli strumenti, dal lavoro a termine all'apprendistato. Dall'auditorium della